Insieme nel dolore, croci bianche per immortalare i nostri figli, le nostre vittime. Questo è stato scritto ieri ad Aversa in memoria delle vittime della strada italiane, mondiali, ma anche e soprattutto della regione Campania. In occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, si è svolto ieri Ricordare per non dimenticare, l'evento organizzato dall'associazione Mamme Coraggio, presieduta da Elena Ronzullo in collaborazione con l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, alla presenza del referente territoriale Biagio Ciaramella. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Aversa e ha collaborato in modo estremamente fattivo il Vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, che ha celebrato la Santa Messa alle 10:30 nella Chiesa Maria del Cimitero. In platea erano presenti molti familiari delle vittime, molti anche della provincia di Salerno e del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Tra loro la famiglia di Maria Dorotea di Sia, che oltre a ricordare la figlia scomparsa in un incidente in Puglia, ha anche chiesto, ancora una volta, giustizia, chiedendo che venga fissata la data del processo di appello per l'autista dell'auto dove viaggiava Maria Dorotea di Sia. Terminata la messa, il sindaco di Aversa, De Cristoforo, ha intitolato una targa a tutte le vittime della strada che resterà nella struttura cimiteriale.